Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, che ne so, vlog barra chiccericcio. Allora, più che altro vlog delle pulizie, perché oggi finalmente c'ho voglia di fare un bel video chiccericcio barra vlog. Nulla, per adesso io mi metto a lavare i piatti e poi nulla. Penso che chiccheremo per molto tempo. Non so se riuscirò a tagliare qualcosa, ma preferisco di più essere più tranquilla possibile senza dover tagliare niente. Se non dovesse essere così, vuol dire che avrò tagliato qualche pezzettino. Voi però non vi preoccupate, perché già dicevo sempre tante critiche, ma alla fine non credo che sto sbagliando niente nei vari video, né nel tenere pulita o meno la casa. Quindi la casa è mia, me la sto gestendo io con mia nonna, non c'è bisogno che vi preoccupate voi se la mia casa è pulita o meno, o la mia stanza è pulita o meno. Quindi che ne dovete fare voi se la mia casa è pulita? Boh, non trovo nessuna. Come devo dire, non capisco se devo fare un chiarimento o meno. Comunque, vabbè, nulla. Dunque, come state? Spero bene. Non so se ve l'ho chiesto, ma ve lo richiedo. Io sto bene e nulla. Niente, a dopo. Perché adesso mi metto a lavare i piatti e stamattina non è un cielo chissà che, ovvero la giornata mi sa che farà temporale. Spero di no. Voglio scongiurare perché non si sa mai. E mi devo mettere a lavare i piatti, poi devo spazzare perché c'è da spazzare, ragazze mie. E poi ovviamente mi trucco oppure farò un sì, un get ready with me, o seguitemi su Instagram. Che basta, metterò tutti i link dei miei social, link più che altro i nomi dei miei social. O nel montaggio del video, addirittura anche nell'info box. Andatemi a seguire come youtuber Melania trattino basso 8. Nulla, se sentite rumori sottofondo, ci sono dei muratori, o non lo so, non ho idea di cosa sia, però non vi preoccupate, tutto nella norma, almeno spero sia così, non lo so. E niente ragazze, questo è quanto. Sì, lo so, qua vedete il mostraccio perché sta facendomi le mani che tra poco comincio a lavare i piatti. E niente, sì, lo vedete in disordine perché ragazze, non sono nel Mulino Bianco, non esiste nulla di Mulino Bianco in casa mia, almeno io non credo, quindi portate pazienza, anzi prendetemi così come va, perché so che sto dicendo una fesseria, ma sento spesso e vedo spesso, come dicono altre youtuber, amiche mie e non amiche mie, che molte ci sono molte youtuber e youtuber, anzi, le faccio breve, delle famiglie, non voglio giudicare, ma è così, che si fingono come se fossero Mulino Bianco, perché Mulino Bianco non c'è nulla di Mulino Bianco, perché tutto sommato alla fine vuoi non vuoi, ma c'è poco da dire perché siamo tutti un po' messi un po' così, che non è tutto bello, tutto rose e fiori quello che c'è nelle famiglie. Quindi sì, vabbè, esistono i momenti belli come i momenti brutti, come nella vita nella vita di ogni essere umano, però non c'è nulla di rose e fiori. Rose e fiori è nelle cartoni animati, nelle favole, ma nella vita reale non è tutto così, ragazze, fidatevi che non è così. Ci sono momenti brutti, come momenti belli, c'è da piangere, c'è da ridere, ma quando è? Non è tutto quello che luccica, non è tutto oro quello che luccica nei video come nella vita reale, va bene? E nulla. Questo spero che mi sia stato di chiarimento, di utile di questo video, anche se non c'è nulla di utile, ma che vi sia stato chiaro quello che vi ho detto fin dall'inizio, che anche in casa mia, come nel resto delle altre case di italiane, italiane, eccetera, eccetera, via discorrendo,
È così. Non siamo tutti, non siamo robot, per fortuna e perché è così che deve essere. Quindi, no, dico questa stupidata perché ci crediamo tutti, buoni, non buoni, qua e là, no. È tutta una menzogna perché siamo tutti fatti, come si dice qua in Sardegna, di carne e ossa, e tutta una fragilità come tutti siamo soggetti ed essere esposti a ogni cosa che ci viene incontro o ci viene rivolta o altre cose. Comunque, io non voglio dilungare troppo, andiamo subito al dunque. Io adesso mi lavo i piatti, ci vediamo dopo, dai, se no si fa troppo tardi, veramente. Io ho detto di tutto, la giornata non è bella o non è neanche così brutta, quindi diamoci da fare e forza con la vita, su con la vita, dai. E niente, alla fine mi ho lavato bene i piatti, sì, lo so che sono ancora in mood casalingo, ma non mi voglio cambiare in quel momento, cioè devo ripristinare il viso perché devo fare altri video e poi nulla, penso che per oggi ho terminato di fare i video perché no, non per oggi, voglio fare i contenuti per Instagram e poi pubblicarli in seguito quelli di YouTube. Nulla, mi avete visto lavare i piatti Alla fine dovrò tagliare qualche pezzo perché, vabbè, si sa come andrà a finire. Perché c'è qualcosa che è andato storto, quindi, vabbè, nulla, scusatemi. Dunque, per quanto riguarda il resto della giornata, penso che rimarrà così perché non so se potete intuire dal video immagine, ma non è brutta, ma non è manco così bellissima. Non si può dire bellissima, ma non è questa granché di giornata. Però fa niente, vado avanti lo stesso.
proseguo con la mia giornata. Comunque, nulla. Vi avevo attaccati al cavalletto, adesso li ho staccati. Che dire? Siccome che il video è durato abbastanza, io direi di dividere in due parti. Non so, metterò un numero per ogni clip del video nell'info box, così chi è interessato guarda il video, cioè la clip dove lavo i piatti. Chi è interessato, cioè per sapere con che detersivo lavo, chi è interessato guarda, poi guardate tutto, non c'è bisogno che mettere il numeretto, perché manco io mi ricordo come si fa. Però casomai, skippate, guardate la clip che vi interessa a voi, ok? Vedete voi come fare, cosa preferite vedere. E nulla, per quanto riguarda invece i prodotti che ho finito, ve li farò vedere in un'altra parte di videovlog, perché questa parte di videovlog era dedicata solamente ai piatti e a un video chiacchiericcio, appunto. Sì, vabbè, penso che la chiamerò WIT. Come si no, aspetta, with me cleaning, vabbè, qualcosa del genere, insomma, pulisci i piatti insieme a me più chiacchiere, vediamo cosa esce fuori di titolo. Non so neanche io il titolo che mettere, ma vedrò di concentrarmi che titolo mettere, vabbè, qua sta a me decidere, ok? Nulla, fatemi sapere nei commenti appunto cosa ne pensate di questo video, questa tipologia. Lo so che non sono perfetta nel pulire i piatti, non me lo dite perché lo so, non sono la regina del lavapiatti, però lasciatemelo passare come lavapiatti, perché è vero. Forse vinci Randazzo, ovvero Vincenza Randazzo, anzi senza il forse, è bra più brava di me. Ma io, vabbè, non faccio testo. Io ho molta strada da fare per come si lavano i piatti, per come si lava per terra e via dicendo. Ma ce la posso fare. Se non siamo tutti nati imparati, ragazze. Abbiamo tutti qualcosa da imparare dalla nostra vita e dalla vita degli altri, quindi va bene così, dai. Poi per me YouTube non è un momento di lavoro, è un momento di svago, di relax, per passare il tempo con voi, ok? Basta, ragazze. Un bacio a tutte, buon proseguimento di serata, anzi no, di quello che volete voi, e ciao, a presto. Mettete un like innanzitutto, commentino e iscrivetevi se vi fa piacere. Ciao, attivate la campanella e fatela diventare nera, o se no fate un po' come vi pare a voi. Ciao!